Oggi ci andiamo a fare un bel test. Z1 Coil Marzocchi. Su migranti e coperture nelle prossime ore dovrebbe il rischio di uno stop dei servizi essenziali come quello destinati ad arginare gli effetti del mondo. BNR gruppo BNP Paribas, 4 le persone finite nel registro dei porto di 140 milioni di euro quale finanza pro. Lei avrebbe messo a bilancio quasi 120 milioni di euro per la proposta. 4 maggio Marina, una fuga di gas e una sventrata la parte. Tutti gli operatori del diritto ieri sono riaperti molti. Questo, se la spacchi sopra. Eh sì. Eccoci. Provata la Bomber, la Z1 Coil. Allora, le prime sensazioni appena si sale in bici è una sensazione molto di comfort. Quindi sembra molto molto sensibile, in salita è perfetta. Quindi non ha problemi di partenza. Noi abbiamo messo la molla firm che è data da 82 kg a 95. La mia è un'e-bike, quindi ho pensato di mettere quella. Diciamo che la taratura della molla per un peso di 73 kg come il mio è perfetta. Ho fatto il pezzettino con gli scogli per capire un attimo come lavorava anche sullo scassatino. Allora, secondo me devo dare un'altra prova, perché oggi il primo impatto nella prima discesa è stato nettamente negativo. Non perché la forcella non lavori, ma perché secondo me manca di idraulica in modo stratosferico. Praticamente non si hanno le regolazioni delle alte e basse velocità in compressione. Hai un ritorno che su questa forcella praticamente per farlo lavorare appena appena deve essere quasi tutto chiuso. Si ha la percezione di lavorare con la molla e basta. Allora, domani la riprovo sicuramente. Diciamo che comunque è una forcella di fascia media, non è una forcella di fascia alta, sui 1000 euro circa. No, domani la proverò sicuramente con un'idraulica diversa, che dovrei avere un'idraulica di una 36 Fit 4, che già per la qualcosina di regolazione fa. Punto positivo è il fatto della partenza, praticamente la sensibilità alle minime è quella della molla, quindi è buono, scorre molto bene e copia anche tutte le micro asperità. Beh, sembra che copia bene anche tutti i gradoni in salita. Un'altra cosa positiva è il lato estetico, che è una figata, bellissima. Rossa con l'archetto bello cattivo, bella, molto bella. Come sempre iscrivetevi al canale, cerchiamo di tirar su e io proverò sempre più roba possibile per dirvi veramente le impressioni a caldo come risultano per me. Ovviamente non sono Dio in terra, che può dire questo va bene, questo no. Però le mie sensazioni appena finito il giro sono queste qua. Ciao! Troppo ribalzina sta forcelletta. Praticamente lavori con la molla e basta, no? Non è un granché. Sì, andiamo tranquilli. Thank you.
lavora, neanche su questi botte non va proprio. Guardate, guarda, averci una molla e basta praticamente. Grazie per la sera. Guarda tutto spianato qua. Non male così. Il paradino non c'è più, ragazzi. C'è il banco di sabbia. Thank you.